La costruzione del castello risale al 1360, quando Galeazzo II Visconti, signore di Milano assieme al fratello Bernabò, decise di costruire una fortezza a ridosso delle mura medievali, in corrispondenza della postella di Porta Giovia, una delle porte della città. Galeazzo II risiedeva allora nel castello di Pavia e la costruzione milanese avrebbe avuto solo scopi militari. Con la sua morte nel 1378 l'edificio passò al figlio Gian Galeazzo, che eliminato lo zio Bernabò divenne il primo duca di Milano. Questo ordinò la costruzione al di là delle mura cittadine di una cittadella dove sarebbe andata a risiedere protetto da una numerosa guarnigione di soldati. La zona interessata dai lavori era quella dove oggi sorge la Rocchetta e dato che l'edificio aveva grandi finestre incompatibili con la sicurezza della fortezza, quasi contemporaneamente vennero innalzate delle nuove mura circondate da un fossato, la cosiddetta ghirlanda, che si raccordavano alla cinta medievale della città. Con la costruzione della ghirlanda, anche la zona dell'attuale corte ducale cominciò ad ospitare le guarnigioni militari e negli anni successivi la fortificazione venne completata con la costruzione dei nuovi appartamenti ducali. A Gian Galeazzo, morto nel 1402, succedette il figlio Giovanni Maria, un ragazzo di 14 anni, sotto la tutela della madre Caterina. Nel 1404, in occasione degli scontri con la fazione avversa, legata agli eredi di Bernabò, la cittadella venne parzialmente distrutta. A Giovanni Maria, morto nel 1412 per mano dei congiurati, succedette il fratello Filippo Maria, che farà abbattere le vecchie mura unendo la cittadella al castello. A separarli solo il vecchio fossato, mantenuto però asciutto. Le vecchie mura cittadine vennero collegate al castello tramite i due rivellini, detti di Santo Spirito e di Santa Maria del Carmine. Molto probabilmente, sopra il portone d'accesso alla corte ducale c'era una torre, così come raffigurata in questo disegno di Pietro del Massaio. La ghirlanda, con le sue torri angolari, era collegata al castello con una strada coperta, tuttora esistente. Le rovine di due delle torri tonde, chiamate della Vittoria e della Colubrina, e quelle della porta che si apriva verso il parco, la cosiddetta Porta del Soccorso, sono ancora oggi visibili, anche se ormai soffocate dalla vegetazione. La separazione della cittadella dall'originario castello è confermata osservando nel fossato la scarpata in serizzo, che in corrispondenza degli spigoli della Rocchetta e della Corte Ducale si interrompe svoltando all'interno, dove, a parte il primo tratto inspessito in epoca successiva con un muro di laterizi, riappare presso la torre di Bona di Savoia e nell'ultimo tratto del fossato morto. Un'attenta analisi delle buche pontiere, dove venivano inseriti i pali delle impalcature che servivano per la costruzione, permette di osservare la discontinuità tra le mura e la loro datazione a periodi diversi. Nel 1447, con la morte di Filippo Maria Visconti, si creò un vuoto di potere che portò alla nascita della Repubblica Ambrosiana, durante la quale il castello venne smantellato. Sopravvissero alla distruzione solo le parti più basse, i basamenti della Rocchetta, della Corte Ducale, dei battiponte, dei rivellini e la strada coperta, che si salvarono probabilmente solo perché sotto le macerie. Nel 1450, acclamato dal popolo, divenne duca di Milano Francesco Sforza. Pur sapendo che i cittadini milanesi avevano posto un veto sulla riedificazione della fortezza, lo Sforza fece ricostruire subito il castello, innalzando il piano di campagna di 4,5 metri. Lo possiamo verificare osservando come questa finestra, risalente all'epoca viscontea, venne poi murata per poter allagare il fossato. Tra il 1451 e il 1452 iniziò la costruzione del fronte principale verso la città, un corpo di fabbrica profondo oltre 13 metri, con un muro spesso 3,5 metri, che doveva raggiungere un'altezza di oltre 15 metri. Francesco Sforza tentò di dissimulare le sue intenzioni facendo credere di voler aprire nelle mura verso la città dei grandi finestroni, cosa che però non fece. Nel 1455 fu avviata la costruzione di due torrioni angolari. Su un basamento a tronco di cono di oltre 22 metri di diametro si innalzava un corpo cilindrico protetto da burchioni, pietre a punta di diamante resistenti ai colpi di artiglieria. Le mura avevano uno spessore di quasi 7 metri e ospitavano 6 celle a calotta, illuminate da profonde feritoie. In epoca spagnola saranno privati delle merlature per potervi collocare i cannoni.
Nel 1551 il duca chiamò a Milano Antonio Verulino, detto il Filarete, a cui diede l'incarico di progettare la grande torre che sarebbe sorta a difesa dell'ingresso. Le mura della Ghirlanda vennero allungate fino ai due torrioni e le porte laterali del Carmine e del Santo Spirito persero la loro funzione di collegamento con la città. Per questo probabilmente i collegamenti fra la strada coperta di epoca viscontea e le nuove mura non furono perfezionati. A Francesco Sforza, morto nel 1457, succedette Galeazzo Maria, che incaricò l'architetto fiorentino Benedetto Ferrini di progettare la sua nuova residenza al castello. Nella corte ducale venne costruito un grande scalone, che percorribile a cavallo portava ad un portico con loggetta, da cui si aveva accesso al grande salone delle feste e alle stanze della residenza. Sul fondo del cortile venne realizzato il portico detto dell'Elefante, dal particolare affresco che ne decora la parete, e nel 1472, al piano terra, venne terminata la cappella ducale, riccamente decorata al suo interno. Nel 1476, alla morte di Galeazzo Maria, pugnalato dai congiurati davanti alla chiesa di Santo Stefano, la vedova Bona di Savoia, per tutelare il figlio Gian Galeazzo, con l'aiuto di Cicco Simonetta, decise di rafforzare la rocchetta. Il nucleo della fortificazione era la torre castellana o del tesoro, alla quale si univano ad angolo retto i due corpi di fabbrica porticati. Questa aveva pianta quadrata con un lato di 20 metri e sporgeva dalle mura esterne del castello di quasi 3 metri. Era composta da due grandi camere superiori e da un sotterraneo. Nel cortile venne costruito un altro corpo di fabbrica addossato al muro dove si apriva l'accesso alla piazza d'armi e all'angolo venne innalzata una torre di 43 metri per meglio controllarne l'accesso. Con la morte di Simonetta e l'esilio della duchessa di Abbiategrasso, Ludovico il Moro, figlio di Francesco Sforza, assunse nel 1480 il ruolo di governatore e di tutore del giovane Gian Galeazzo. Colto e amante delle arti, il Moro chiamò alla corte milanese grandi artisti come Leonardo da Vinci, che decorò la Sala delle Asse nella Torre Falconiera, e Bramantino, che dipinse l'Argo su una parete della Sala del Tesoro nella Torre Castellana. Diversi furono i disegni realizzati da Leonardo sul castello, ma quello più affascinante è lo studio di un'altissima torre faro da erigersi al posto di quella del Filarete. Interessante anche la pianta schematica di una grande piazza da realizzare di fronte al castello. Al centro avrebbe dovuto essere collocato il monumento equestre Francesco Sforza, che però l'artista non realizzerà mai. Ludovico fece costruire anche la cosiddetta ponticella, da molte attribuita a Donato Bramante, anch'esso attivo al castello, una costruzione eretta sopra il ponte in mattoni che scavalcava il fossato esterno e collegava la corte ducale con la Ghirlanda. Era costituita da tre locali che si affacciavano su una loggetta. Nello stesso periodo, Bernardino da Corte progettava il compimento della rocchetta verso la corte ducale, dove venne costruito un edificio porticato. Nel 1494, con la morte del nipote Gian Galeazzo, forse per avvelenamento, Ludovico il Moro divenne a tutti gli effetti duca di Milano. Dice Machiavelli che le fortezze non ti giovano in nessuna parte, perché o le si perdono per frode di chi le guarda, o per violenza di chi le assalta, o per fame. Successe così a Milano con il tradimento del castellano Bernardino da Corte, che nel 1499 consegnò ai francesi di Luigi XII il castello, dopo che Ludovico il Moro era fuggito dalla città. Egli vi farà ritorno dopo 5 mesi, per essere poi definitivamente sconfitto il 4 aprile del 1500 dalle truppe francesi comandate da Gian Giacomo Trivulzio. Nel 1521 la torre del Filarete venne colpita da un fulmine che fece esplodere il deposito di polvere da sparo che si trovava al suo interno e andò completamente distrutta assieme a parte del castello. Nel 1529 Francesco II Sforza venne reinsediato da Carlo V e Milano passò sotto il dominio dell'impero spagnolo. Successivamente, sotto il governo di Ferrante Gonzaga, vennero allargate le mura della città. I terrapieni rettilinei erano realizzati in sarizio e mattoni ed erano inframmezzati da baluardi. In questa pianta del 1594, attribuita al Carici, possiamo osservare come, per collegare le nuove mura al castello, verso Porta Vercellina venne costruito uno speciale terrapieno circondato da fossato, chiamato Galera, mentre in direzione di Porta Comasina l'architetto Cesare Cesariano progettò un terrapieno più esteso, con una particolare forma a tenaglia, da cui prenderà il nome la porta d'ingresso alla città.
I governatori spagnoli, già dal 1559, avvertirono la necessità di circondare anche il perimetro del castello con dei bastioni, secondo le moderne tecniche di fortificazione, e nel 1568 erano già stati completati i bastioni Padiglia, Iago e Albuquerque, sul lato del castello che guardava la città. Dopo la demolizione delle fortificazioni della Galera e della Tenaglia, vennero infine costruiti anche gli ultimi tre bastioni, Don Pedro, Velasco e Acunea. E verso la fine del secolo l'intera opera venne completata. I bastioni presero il nome dei vecchi castellani. Il fossato era preceduto dagli spalti che in salita rendevano il fuoco dell'artiglieria nemica meno efficace. Dopo gli spalti c'era una strada coperta e la controscarpata. Sull'altro lato del fossato si trovava la scarpata con un cammino di ronda che la divideva dal muro esterno, sopra il quale si trovava un parapetto inclinato che proteggeva la camminata delle guardie. Per la realizzazione di un bastione occorrevano ben 9 milioni di mattoni. Il bastione aveva ai lati due gole con due casematte che permettevano all'artiglieria di proteggere le mura da un assalto ravvicinato. Ma com'era il castello in epoca spagnola? Addossati alle mura della piazza d'armi e a quelle della Ghirlanda si trovavano gli alloggiamenti dei soldati, mentre il castellano occupava i locali ai piani superiori della corte ducale. Sulla mappa vengono riportati numerosi pozzi e le latrine. Le cucine erano in piazza d'armi e la macelleria era sopra il fossato esterno. In corrispondenza del rivellino di Santo Spirito erano collocati i mulini da polvere e da farina. L'ospedale si affacciava sulla piazza d'armi, le stalle si trovavano accanto allo scalone, le munizioni venivano realizzate sul posto in una fonderia nella Ghirlanda, mentre i depositi delle munizioni si trovavano nella rocchetta e anche, sorprendentemente, nella corte ducale, nella grande sala da cui si accede oggi ai musei civici. Il portale imbugnato ancora esistente risale al 1607, quando lo spazio divenne un salone per pranzi e feste. Il rivellino d'ingresso venne costruito dai francesi dopo la distruzione della torre di Filarete. Davanti alla porta del soccorso è disegnata una fortificazione a spuntone, anch'essa francese, demolita poi per costruire i bastioni, ancora incompiuti all'epoca del disegno. Fra i bastioni Padiglia e Don Pedro e fra i padiglioni Albuquerque e Acuña sono disegnate due fortificazioni, dette cavalieri, forse mai realizzate. Nella rocchetta, destinata a proteggere viveri e munizioni, il portico orientale era stato in parte murato per creare delle abitazioni. L'odierna sala del tesoro era adibita a falegnameria e si chiamava Salone della Corda. Lo scalone adesso era affiancato dalla stalla ed una chiesa aveva preso il posto della cappella ducale. Una cappella con altare occupava assieme ad un pollaio il portico settentrionale. In questo affresco, che si trova in Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno, possiamo osservare bene il portale d'ingresso, dal quale si accedeva al posto di guardia. Era in stile dorico, realizzato in pietra rustica, e sopra l'arcata era posto un grande scudo araldico. Particolare curioso, quel gran cumulo di paglia raffigurato accanto alle mura era la nevera e serviva per conservare il ghiaccio. Dopo aver fatto uno scavo nel terreno, lo si intonacava con sabbia e calce viva e lo si ricopriva con la paglia a formare una specie di cono. Da notare come la demolizione della fortificazione a Tenaglia abbia lasciato il posto ad un laghetto con tanto di pescatori. In questo bel dipinto di Bernardo Bellotto possiamo ammirare in primo piano il bastione Albuquerque, con le tre garritte con copertura padiglione, quella in punta a pianta pentagonale, quella ai lati ottagonale. Il castello poteva alloggiare fino a 3.000 fanti e 500 cavalli. Nel 1647, su progetto dell'ingegnere militare Francesco Prestino, ai bastioni vennero aggiunte le sei fortificazioni a mezzaluna. Con il passaggio del Milanese dalla Spagna agli Asburgo d'Austria, nella fortezza vennero organizzate anche feste ufficiali, come nel 1649, in occasione dell'arrivo di Maria Anna d'Austria. Nel frattempo si era affermata l'usanza del passeggio in carrozza davanti al castello, come documenta questo quadro del Sebastianone al Museo di Milano. Con l'arrivo nel 1796 delle armate napoleoniche, cominciò lo smantellamento dei bastioni, a cominciare con quelli rivolti verso la città. Per la grandissima quantità di materiale da rimuovere, le operazioni di demolizione furono lunghe e costose e a causa della robustezza delle strutture si dovette ricorrere alla dinamite. Due torrioni bugnati vennero abbassati al livello delle mura, e per i festeggiamenti della pace di Lunéville
del 30 aprile 1801, i fossati verso la città erano già stati ripianati. In questa occasione venne posta anche la prima pietra del progetto di Giovanni Antolini, che prevedeva una grandiosa piazza circolare sulla quale si sarebbero affacciati tutti gli edifici pubblici più importanti della città. Nella sua versione originale il progetto prevedeva l'abbattimento del castello e al centro della piazza avrebbe dovuto innalzarsi una grande colonna celebrativa di Napoleone Bonaparte. Il progetto non verrà mai completato e il castello rimarrà per decenni una caserma con l'area limitrofa usata per le esercitazioni. Nel 1803 il castello divenne la sede centrale delle caserme milanesi. In questa occasione l'architetto Luigi Canonica ridisegnò la piazza antistante la fortificazione e progettò la ricostruzione del prospetto verso il parco. L'antica porta del soccorso fu sostituita da una nuova porta centrale, detta del barco. Era previsto anche il rifacimento del fronte verso la città e vennero presentati diversi progetti, tra i quali quello dello stesso Canonica. Dopo le cinque giornate, nel 1849, gli austriaci rientrati a Milano vollero abbattere per meglio difendere il castello tutti gli alberi piantumati intorno alla fortificazione. Sulla ghirlanda, in corrispondenza del rivellino di Porta Vercellina, il generale Radeschi fece costruire una torre che serviva per comunicare con segnali luminosi con quella costruita nel fortino che si trovava presso Porta Vittoria. Nel 1864, con l'Unità d'Italia, accanto al Torrione del Carmine venne costruito in stile neogotico l'edificio della Cavallerizza, distruggendo quanto rimaneva dell'antico rivellino. La posizione del castello era però diventata strategica e la costruzione della nuova via Dante l'avrebbe collegato direttamente al centro della città. Si pensò inizialmente di salvare dall'abbattimento solo la Rocchetta e la Corte Ducale, oppure di sostituirle con un edificio gotticheggiante, come proponeva il progetto dell'architetto Angelo Colla. Fu Luca Beltrami, architetto e figura straordinaria nel campo della ricerca storica e del restauro, che cominciò una dura battaglia per salvare il castello e riportarlo ai fasti degli Sforza. Beltrami studiò in modo approfondito la storia della fortificazione, realizzando diverse pubblicazioni e convinse l'amministrazione della città a cominciare i restauri dell'edificio, smantellando tutto ciò che era stato costruito dopo il periodo sforzesco. Non solo fu abbattuta la Cavallerizza, ma anche la ghirlanda, che, ricostruita in epoca spagnola, aveva pur sempre un cuore antico. Di questa Beltrami ne lasciò solo alcune tracce, i resti delle due torri angolari della Colubrina e della Vittoria e quello della Porta del Soccorso. Vennero riaperte le porte del Carmine e di Santo Spirito, chiuse dopo la costruzione dei bastioni, e restaurate la Rocchetta e la Corte Ducale, riportandole a quello che, secondo il Beltrami, doveva essere il loro aspetto originale. Anche la torre di Bona di Savoia fu completata con le merlature. Restaurando le sale interne si scoprirono i resti delle decorazioni originali, i dipinti della sala delle asse, di quella del tesoro e della cappella ducale, ma l'intervento più discusso fu senz'altro quello che riguardò la facciata del castello, che era diventata la quinta della nuova via Dante e che adesso appariva solo come una muraglia affiancata da due torri mozzate. Beltrami decise di riportare i torrioni all'altezza originale, ricostruendone le merlature abbattute in epoca spagnola. Egli effettuò un'approfondita ricerca iconografica per giustificare le sue scelte, trovando la raffigurazione del castello in diversi graffiti e disegni, come questo dove viene raffigurato l'episodio di Sant'Ambrogio, che venne in aiuto ai milanesi durante la battaglia di Parabiago. Anche se la loro costruzione era stata solo accennata da Francesco Sforza, Beltrami aprì nella facciata sei grandi finestre, diventate comunque indispensabili per illuminare le stanze delle nuove costruzioni realizzate a ridosso del muro interno. Ma il lavoro che lo impegnò di più fu la ricostruzione della Torre del Filarete, oltre ai vecchi disegni e ai graffiti prese come modello le torri del castello di Cusago e soprattutto di Vigevano, e nel 1895 realizzò una sagoma in grandezza naturale della torre che sovrappose la facciata per valutarne l'impatto visivo. La torre venne solennemente inaugurata il 24 settembre 1905 e dedicata a Re Umberto I, ucciso 5 anni prima a Monza. Sopra la porta fece collocare un alto rilievo raffigurante il re a cavallo, opera di Luigi Sacchi. All'interno del castello troveranno posto numerosi archivi e diversi musei, la Biblioteca dell'Arte e la Scuola d'Arte Applicata. Nella grande piazza d'armi, l'antico ospedale spagnolo, tornato al suo aspetto originale, ospita oggi la pietà Rondanini di Michelangelo in un bellissimo allestimento.
mentre la pinacoteca, a cui si accede dalla loggetta del cortile ducale, ospita molti capolavori come questo di Bernardo Bellotto raffigurante Piazza Mercanti. Nella Piazza d'Armi, la statua di San Giovanni Nepomuceno, l'unica delle tre statue dedicate al santo sopravvissuta a Milano, resiste da secoli ai cambiamenti. Sul lato opposto all'ospedale spagnolo avrebbe dovuto essere costruito un edificio gemello, ma poi si preferì lasciare il muro libero. Venne utilizzato per collocare i resti di antiche dimore cittadine, salvandoli dalla distruzione. Queste appartenevano ad un edificio rinascimentale, diventato poi una scuola elementare, che si trovava dietro il Corduso, in via Bassano Porrone, e un edificio all'angolo tra via Spadale e via Torino, a pochi passi da quella casa Missaglia, il cui scalone è stato ricomposto da Beltrami all'ingresso della civica raccolta stampe Achille Bertarelli. In ogni parte del castello sono collocati oggetti antichi provenienti da scavi ed edifici demoliti. Nella corte ducale, sotto il portico dell'Elefante, si trovano la lapide che era murata accanto alla colonna infame e una piccola statua proveniente dalla facciata della chiesa demolita di San Giovanni in Conca, raffigurante San Giovanni. Il castello per secoli è stato una presenza opprimente per la cittadinanza milanese, simbolo di vessazioni fin dalla sua costruzione. Basti pensare che i due grandi torrioni di epoca sforzesca e i primi bastioni vennero entrambi costruiti rivolti verso la città, quasi che il vero nemico si nascondesse tra la popolazione. Oggi è diventato forse l'edificio più amato di Milano, la sua memoria storica e artistica, ed è, con il Parco Sempione, la meta preferita delle passeggiate dei milanesi e dei turisti.